Dal 23 al 25 febbraio alla stazione Leopolda di Firenze si è svolta la terza edizione di Testo, l'appuntamento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, ideato da Todo Modo. 150 le case editrici presenti, di cui 56 che hanno partecipato per la prima volta con una selezione di libri e novità. La nostra missione è quella di lavorare su testi inediti in Italia che hanno nell'eleganza sia del contenuto che dell'oggetto in sé la propria missione. La nostra idea è arrivare a produrre dei libri che possano essere suggestivi, sconvolgenti dal punto di vista del contenuto, ma che abbiano una gradevolezza estetica. Il desiderio, mi pare, di chi viene in una grande mostra dei libri è quello di trattare il libro come una sorta di oggetto. Quanto al resto, genericamente mi sembra che si facciano dei libri buoni, forse a volte fin troppo buoni, c'è poco azzardo, forse sarà il segno dei tempi, ma una qualità editoriale diffusa genericamente buona. Il rischio è che pur pieno di, come dire, frantumi d'oro, sia un po' un acquitrino. E da questo acquitrino noi tentiamo invece di trovare dei lampi di genio. I visitatori hanno potuto passeggiare per la Leopolda, trasformata per l'occasione in una grande libreria, per scoprire autori internazionali e nazionali di rilievo, emergenti e case editrici, oltre al percorso che compiono i libri, dalle mani degli autori agli occhi dei lettori. Abbiamo portato una selezione del nostro catalogo, delle edizioni di comunità, una casa editrice fondata nel 1946 da Adriano Olivetti. Il testo è una delle fiere, diciamo, migliori per il tipo di editoria che proponiamo, perché permette a tutti gli editori di avere uno spazio identico e quindi di basare la proposta e quindi l'offerta soltanto sui libri che si portano e non su altre cose. L'edizione 2024 ha visto un aumento dei partecipanti con 11.500 persone presenti rispetto alle 10.400 dell'anno precedente. Tanti gli eventi proposti, come presentazioni, laboratori e passeggiate letterarie, che hanno registrato quasi sempre il tutto esaurito.